Damos inicio a este debate dopo la presentación y e proyección del film que avete visto prima. E prima de todo, vorrei presentarvi presentaros a mi izquierda o conmigo el giornalista Claudio Coronati y e a mia destra, el señor Mauro Colina, presidente de la Asociación La Villeta de Bologna. La serata está organizada por Comité Internacionalista Camilo Cienfuegos, el cui presidente la tenemos aquí, eh, Massimo Velanti. ¿Dónde está Massimo? Bene. Ecco, Massimo. Bueno, eh, comunque cedo la palabra eh, al, eh, al señor eh, Claudio Coronati, que así vi farà toda una, una introducción eh, riguardante al argumento de hoy. molto sintetica eh, noi siamo qui perché si è creata questa simbiosi diciamo fra le realtà filo cubane di Bologna fra il comitè internazionalista Camilo Senfecos di Bologna appunto, rappresentato da Massimo Bellante io lo rappresento a Roma e la villetta di Bologna rappresentata dai compagni eh, Mauro e Oscar, e altri, insomma, Mauro Collina, e Italia Cuba, eh, il cui presidente a Bologna è invece Paolo Scattaglia che si sta mangiando una pizza e poi arriverà. Eh, e allora, che succede, perché? perché siamo qui? Ma dunque, sembra un fatto tecnico, casuale, però in realtà la cosa che scatena la voglia di fare delle cose insieme è eh, la prigionia eh, di questi cinque eh, patrioti cubani che, giorno dopo, che mentre noi stiamo qui continuano a marcire nelle celle dei laggards di Bush. Oh, eh, ingiustamente perché poi erano andati semplicemente a, a sventare degli attentati contro il popolo cubano e, e addirittura c'erano degli accordi fra la sicurezza cubana e quella nordamericana, perché secondo logica ovviamente al governo americano interesserebbe evitare sul proprio territorio l'organizzazione di attentati terroristici internazionali da parte della mafia cubano, cubana che sta a Miami. Ma invece poi dopo, per una trappola strana, ordita probabilmente da Bush, o da Bush padre, o da Bush figlio, non si sa bene perché qui ormai si parla già di otto anni di detenzione, a Bush il figlio comunque, ehm, che era già presidente, loro sono stati incarcerati, invece di dargli una, una medaglia, fargli un monumento, perché stavano sventando, degli, erano degli antiterroristi, sono stati incarcerati, addirittura eh, uno di loro ha due ergastoli, come se la vita fosse doppia e stanno nelle peggio carceri nordamericane cioè, a parte che le carceri nordamericane come tutte le carceri del mondo vanno a, semplicemente abbattute perché le carceri sono una cosa schifosa immonda che non dovrà mai più esistere un giorno quando finalmente gli ideali originari trionferanno però eh, le carceri americane in particolare sono veramente delle cose mostruose io non l'ho vista fortunatamente, nemmeno ci avvicino più di tanto ecco Paolo, vieni Paolo scattaglia dell'associazione Italia Cuba io non mi ci avvicino proprio perché poi tra l'altro basta digitare su internet il mio nome e cognome eh, su un qualsiasi motore di, di ricerca, il primo stupido poliziotto americano dell'FBA ma anche proprio della, de, de, della polizia municipale del Kansas City mi, mi, mi si beve in, immediatamente e invece dei cinque eroi diventiamo sei, pure io per cui io non ci vado più negli Stati Uniti che sono bellissimi peraltro per, purtroppo non è colpa del popolo americano ma di questo governo che ha praticamente eh, questo di Bush no? ha praticamente eh, dato il colpo finale, il colpo mortale a un mondo già di sé che era abbastanza schifoso, insomma, il mondo capitalistico, ma insomma con queste guerre false, queste ipocrisie di guerra, eccetera, eccetera. Beh, beh, insomma, questi cinque compagni cubani, invece di dargli una medaglia o fargli una, un monumento a, a Miami, a La Havana, a Washington, a Roma, stanno, mentre noi stiamo qui, mentre io sto qui, stanno marcendo ogni giorno in carcere, addirittura non possono neanche vedere i familiari, violazioni di diritti umani proprio basilari, ecco, è questo il motivo scatenante che ci unisce Comitato Sienfuegos, Italia Cuba, la Villetta di Bologna, al di là delle divisioni che poi ci stanno a livello nazionale eccetera eccetera, noi qui su questa cosa non transigiamo. io penso che sia così, no Mauro e eh, Paolo, ecco. Poi casualmente si dà la casualità insomma, che arriva proprio il mostro, il mandante dei mandanti del terrorismo internazionale, cioè George W. Bush, questo che cosa viene a fare a Roma a rompere i eh, forse viene pure a Bologna ve l'anticipo. Per cui benissimo. Allora mi sembra che Bologna per Cuba contro Bush sia il titolo più adeguato e così al tempo stesso noi richiediamo con questa iniziativa la scarcerazione, come sempre, dei cinque patriotti incarcerati, sequestrati da quel ma di Bush nelle, nei lagers americani. E, e al tempo stesso l'estradizione di Luis Posada Carriles, che è uno dei più grossi terroristi internazionali, e attualmente sotto protezione di Bush, amico della famiglia Bush, come lo sono stati poi Saddam Hussein in passato e Noriega. E poi improvvisamente diventano dei nemici. Questo ancora è, ah, oh, oh, Bin Laden. No? Eh, questo ancora è amico loro. Però questo qui ha ammazzato centinaia di persone. E soprattutto ha anche ammazzato, nel caso nostro ci riguarda un italiano a La ehm, Fabio Di Celmo, nel 98 con una bomba venne ucciso eh, in un hotel a La eh, appunto da mm, un, uh, un killer assoldato da Luis Posada Carriles di origine cubana che attualmente è libero è a piede libero negli Stati Uniti. E di cui si richiede l'estradizione sia da Cuba che dal Venezuela per innumerevoli omicidi che ha compiuto stragi e anche dall'Italia, perché Fabio De Cermo è un cittadino italiano. Bene, questo è quello che ci accomuna. Lo schifo per Bush e lo schifo per la situazione di questi cinque: cioè la, 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 la solidarietà per, per, per questi cinque compagni che mentre noi stiamo qui bene ben o male. Passo, eh, allegramente eh, ogni giorno stanno lì chiusi come, eh, come perros in celdas di sicurezza e di isolamento. Buonasera e grazie. Passo la parola a Mauro Colina dell'associazione La Villetta di Bologna. Claudio ha dato il quadro, la cornice per la quale questa sera ci troviamo qui. Io vi ringrazio perché credo che parlare di Cuba, parlare della sua storia e parlare in modo particolare eh, della liberazione dei cinque patrioti è per noi, ma per tutti noi, uno dei motivi che ci sta eh, come dire, eh, portando in, eh, fin dalla loro incarcerazione, che sono eh, non otto, ma purtroppo sono quasi dieci anni, perché il tempo purtroppo passa e sono ormai quasi dieci anni che i nostri eh, compagni sono nelle carceri nordamericane. Ma parlare di loro è, se volete avete visto il filmato, credo che non si debba, e non lo faccio sicuramente io, aggiungere più di tanto, è una vergogna, è una di, sono, come dire, uno di quegli atti unilaterali che da sempre non solo l'amministrazione Bush ma tutte le amministrazioni nordamericane hanno compiuto nella storia e che continuano, quindi non... Non ci sconvolge questo aspetto, ci sconvolge invece un altro aspetto, il silenzio col quale la loro carcerazione è passata anche nel nostro Paese, sia a livello di opinione pubblica, che però è condizionata, e lo sappiamo, da quelle che sono le campagne di stampa che i grandi quotidiani, le grandi reti televisive, private o pubbliche che siano, hanno fatto calare sulla loro storia un silenzio vergognoso. E vi è un altro aspetto ancora più grave che riguarda se prima dicevamo abbiamo al governo un governo di destra, il governo Berlusconi, beh, io credo che sia ancora più grave oggi che abbiamo un governo di centro-sinistra dove la nostra Farnesini, il Ministero degli Esteri non si è attivato se non con un voto, un voto come dire, eh, molto formale, molto così, perché tanto gli costava poco, in una delle sedi delle riunioni dell'ONU, ma per il resto non ha fatto assolutamente nulla. Così come la via diplomatica e la via insieme a una via giudiziaria, come giustamente Claudio ricordava, questi due passaggi non sono stati attivati per la richiesta di estradizione del signor Posada Carriglias. Allora, questa è la cosa che noi vorremmo sottolineare anche in questa serata, perché crediamo che solo attraverso la sensibilizzazione la più vasta possibile in tutte le forme si debba rompere questo muro di silenzio, si debba richiedere la scarcerazione dei cinque patrioti e si debba richiedere l'estradizione per questo macellaio perché vedete il signor Posada Cariglia non è solo quello che ha messo eh, materialmente, fisicamente, lo ha messo lui, quindi non stiamo dicendo nulla no, di particolarmente strano, inventato, lo ammette lui, vi sono le prove ovviamente raccolte in più di 30 anni di operazioni coperte, gestite direttamente dalla CIA, dove questo signore ha operato in tutto il continente latinoamericano, non solo nei confronti del popolo cubano, lo ha fatto organizzando i contras in Nicaragua, lo ha fatto finanziando e partecipando e organizzando materialmente, fisicamente e personalmente attentati in altri paesi. Allora è evidente che un personaggio di questo genere, che l'11 maggio è stato scarcerato con una cauzione ridicola 250.000 dollari, 250.000 dollari, un magistrato di questa corte ha deciso che quella era la cifra per poterlo come dire, liberare. Oggi sta a Miami, tranquillo, è tornato no? nella sua bellissima villa, ne ha tante, ma in, quella, in questo momento monitorato sta a Miami, poi gira ma è monitorato e sta a Miami, perché si deve ricordare il signor Cariglias che nessuno dimentica chi è e quindi è monitorato. Intanto. Oggi sta là, ma noi crediamo che questo sia un fatto gravissimo. Allora vorremmo ricordarlo e arriva l'oggi anche nelle cose più concrete, più vicine a noi: fra eh, due giorni, sabato, a Roma, il presidente Bush eh, sarà ricevuto con tutti gli onori dal Santo Padre, dal nostro Presidente della Repubblica, dal nostro Presidente del Consiglio, da tutti, da tutto quel codasso di personaggi che lo seguiranno e lo ringrazieranno per essere amico del nostro Paese. Bene, io credo che a Roma invece, ed è un, un invito, ci sono i mezzi, quelli che i pullman per andarci, ma credo che dovrebbe essere invece quella giornata un momento molto importante per ricordare al signor Bush, intanto che siamo contro le sue guerre umanitarie, siamo contro la sua logica di esportare la democrazia con le bombe e siamo anche perché lui, come dire, Ricordargli anche che noi siamo al fianco di Cuba, senza se, senza ma, e chiediamo, scusate, chiediamo non solo la liberazione dei nostri cinque patrioti, ma crediamo che debba finire quel vergognoso, ignobile blocco economico che colpisce Cuba da 48 anni, che non permette a Cuba di essere un paese normale all'interno di quella normalità purtroppo oggi gestita dalle politiche neoliberiste, ma un paese che possa autonomamente decidere la propria sorte. Allora, questi sono un po' velocemente i punti per i quali ci troviamo qui questa sera, per i quali come associazione La Villetta abbiamo aderito, perché crediamo che iniziative come questa devono essere fatte, come dire, possibilmente, e questa è una sorta anche di eh, come dire, di autocritica che ci facciamo, nel senso che siamo comunque sempre in pochi e ci rendiamo conto che invece il lavoro da svolgere è talmente grosso, talmente importante che avremo bisogno di, di contributi, di aiuti per farne molto di più. Io mh, mi fermerei qua, eh, ricordandomi un'ultimissima cosa, sul tavolo in fondo alle vostre spalle, noi come associazione abbiamo stampato 5 cartoline, utilizzando delle foto prese da iniziative che abbiamo fatto. Eh, ulti, nell'ultimo periodo ogni cartolina indirizzata a uno dei cinque patrioti abbiamo ovviamente fatto una verifica per vedere se le ricevevano se avevano la possibilità di ricevere perché la censura è pesante in anche la censura no, è pesante io sono là eh, vi chiedo di prenderle c'è una busta le cartoline sono dentro questa busta Affrancatele 85 centesimi sono un prezzo tutto sommato accettabile, ma sono accettabile per un motivo io credo molto semplice. Se arriva anche una sola cartolina ai nostri amici, ai nostri compagni, permette questo piccolo gesto di non sentirsi soli, di non sentirsi abbandonati, di non sentirsi come dire, veramente dentro al buco no? dove li hanno ficcati e quindi, insomma, fatelo è un piccolo sforzo economico ma che avrà, credo, un grande risultato umano e politico Grazie Mauro Dopo l'intervento del compagno Mauro Colina do la parola al Presidente dell'Associazione Italia Cuba Paolo Scataglia Grazie Allora, volevo dire due parole eh, un altro tipo di terrorismo. Che noi parliamo sempre del terrorismo con le armi, con le bombe, però c'è anche il terrorismo giornalistico, mediatico. Praticamente da tantissimi anni ormai, però in questo periodo eh, credo in modo particolare, posso dire tutti i giornali, sia quelli di destra ma e purtroppo anche quelli di sinistra, parlano sempre male e, e dicono moltissime menzogne su Cuba. Adesso l'ultimo che mi ha fatto venire in mente... Questa cosa è un articolo su Liberazione che praticamente diceva che a grandi linee, io non l'ho letto, me l'hanno solo riportato, che i cubani sotto i 40 anni, per loro il passaporto non è un diritto ma è una, una specie di premio. Praticamente cioè, vorrebbe, vorrebbe, vorrebbe dire che eh, se te lo meriti puoi andare all'estero, se non te lo meriti puoi andare all'estero. Noi sappiamo benissimo che, che non è così perché la, la comunità cubana di Bologna è, è abbastanza grande, sono quasi tutti sotto i 40 anni e soprattutto Cuba manda migliaia e migliaia di medici e eh, istruttori di arti, eh, dalla danza allo sport in, in tutto il mondo. Eh, adesso gli scambi con Venezuela e con eh, la Bolivia sono, sono grandissimi: migliaia di, di medici sono in quei paesi che ad assistere persone che non avrebbero alcuna, alcuna possibilità economica, ma soprattutto sono in zone della foresta dove per arrivarci ci vogliono 4-5 giorni di barca in mezzo ai fiumi, in mezzo alle paludi. Ecco, tutti questi medici internazionalisti cubani eh, sono quasi tutti giovanissimi, quindi eh, quello che stanno dicendo ultimamente i giornali, ho letto... L'articolo dell'Unità che riportava quello di Liberazione, eh, plaudendo il servizio di questa giornalista, ma quello che mi fa pensare è che eh, noi speravamo che col cambio di governo da Berlusconi a Prodi, dal centro-destra al centro-sinistra, cambiasse qualcosa. Purtroppo mi devo rendere conto che invece che migliorare, le cose sono peggiorate. Faccio solo un piccolo esempio: noi, come Associazione Italia Cuba. Più volte abbiamo chiesto finanziamenti agli enti locali dell'Emilia-Romagna, eh, regione, provincia, anche comune, e noi abbiamo sempre ricevuto delle porte in faccia. Regioni tipo la Lombardia, il Veneto, che, che sono di destra, sono quelle che in, e in, in Italia hanno più finanziamenti verso Cuba, sia per progetti presentati dall'associazione, che eh, sicuramente uno dice a ah, loro, loro gli interessa fare gli investimenti, gli imprenditori. Però intanto. Eh, finanziano eh, dei progetti che vengono presentati su Cuba. L'Emilia Romagna purtroppo no, col fatto che eh, dicono che se loro finanziano progetti su Cuba l'opposizione che è di destra eh, solleva un polverone. In ogni caso io ho provato anche a sentire eh, dal sindaco Cofferati se, se ci dava una mano, ma ancora non ho avuto risposta, sono già passati quasi quattro mesi. Eh, niente, Mauro ha parlato bene del, della situazione eh, dei cinque eroi. Eh, praticamente, come diceva il filmato, c'è un terrorismo buono e un terrorismo cattivo. Il terrorismo buono è quello che viene finanziato dagli Stati Uniti, il terrorismo cattivo è quello che va contro gli interessi economici degli Stati Uniti. Poi abbiamo visto benissimo che un personaggio che magari è detto dittatore. Eh, come poteva essere Saddam, prima era finanziato quando faceva comodo e poi, dopo, quando non c'è più stato bisogno, non c'è stata più la lotta contro l'Unione Sovietica, è diventato improvvisamente cattivo. Eh, I curdi, un esempio, sono, sono buoni in, in Iraq, sono cattivi in Turchia, anche questo è un altro aspetto che il signor Bush potrebbe spiegare, ma più che il signor Bush, perché noi ci, ci accaniamo tanto contro Bush. Il problema sono i nostri governanti che sono dei servi di Bush, perché potre... noi siamo un paese indipendente, va bene, abbiamo vinto la seconda guerra mondiale, siamo stati liberati da loro, però adesso basta, sono già passati tantissimi anni, ormai sarebbe ora che i governi italiani che si, che, che si succedono e che cambiano eh, prendano le loro distanze da, dalla Nato e da, dagli Stati Uniti, come hanno fatto anche altri paesi anche in passato. Comunque niente, noi eh, e le, le nostre associazioni si occupano eh, di promuovere e di aiutare Cuba. Ed, eh, adesso un po' il, il modo è cambiato perché fino a qualche anno fa quando c'era per lo special che era nel momento più duro eh, i cubani ci chiedevano più che altro cose materiali, insomma invio di, invio di medicine, invio di, di macchinari anche industriali. Noi abbiamo mandato tanti autobus negli ultimi anni. Adesso questa cosa è un po' cambiata, adesso vogliono più una, un aiuto politico, cioè parlare di Cuba, fare conoscere le problematiche cubane e soprattutto andare in controtendenza a quello che fanno i grossi mass media, ma in particolare i giornali, per dire la verità su Cuba. Non si può continuare a... a cioè, io Adesso c'è chi dice che certi giornalisti prendono i soldi dalla CIA, adesso non lo so se sia vero o non sia vero, è venuto fuori il caso di eh, il Reporter senza Frontier che era praticamente nel libro, nel libro Paga e, e non solo parlava male di come parlava male anche di altri, di altri paesi a cui gli Stati Uniti vogliono mettere gli artigli sopra. Eh, però c'è da dire una cosa: questi giornalisti, che siano o non siano pagati, eh, scrivono delle menzogne. Non so da dove, vengono i loro, i, da dove vengano le loro informazioni, eh, però sicuramente non sono stati sul posto. Perché chi è stato sul posto sa che moltissimo di quello che scrivono i giornali sono menzogne o, o esagerazioni. Insomma, si vede, si vede lo spillo, non si vede la trave, o al contrario. C'è chi giustamente si lamenta. Che a Cuba ci siano dei detenuti politici e ci sono sì. E... Oppure, però, perché in Italia non ci sono? Non ci sono detenuti politici in Italia è per delitti d'opinione? C'è gente che è stata in carcere vent'anni senza aver mai ucciso una mosca, c'è gente eh, tuttora in carcere perché non si è mai pentita. Ma lasciamo perdere l'Italia, parliamo del, dell'Europa, oggi il mondo è così globalizzato, no? quindi siamo europei. In Spagna ci sono 600 detenuti politici, il 40% dei quali non hanno mai ucciso una mosca, solo per delitto d'opinione, per esempio tutti quelli di Batasuna, eh, non dell'ETA. Eh, Batasuna è un, uh, un partito politico, illegale, eppure ha preso il 30% dei voti nei Paesi Baschi adesso. Per cui il problema carcerario è molto vario e molto ampio, non è soltanto a Cuba, a Cuba ci stanno sì, 200 detenuti politici, sì. A Cuba se qualcuno vuole fare la domanda o se no la faccio io e mi do la risposta da solo. Eh, eh, se Cuba è una dittatura. Sì, secondo me Cuba è una dittatura, però del popolo. Qui c'è democrazia? È l'altra domanda. Rispondo, no, anche questa è una dittatura, però di Berlusconi una volta e di Prodi l'altra volta, poi di Berlusconi l'altra volta, e de Prodi, cioè dei padroni. Ecco, è questa la differenza, secondo me. In che senso Cuba è una dittatura del popolo? Nel senso che la, il termine democrazia, a mio giudizio, è una cosa proprio inventata, non lo so, dopo la seconda guerra mondiale, perché democrazia, potere al popolo, ma dove sta in Italia il potere al popolo? Eh, democrazia eh, eh, lo è così, significa potere popolare. Eh, non c'è mai stato in Italia, non c'è negli Stati Uniti, molto meno, e, e non c'è neanche a Cuba, per cui è inutile che Cuba faccia elezioni particolarmente, a parte che le fa, le fa forse pure più democraticamente che le nostre. Ma se vogliamo essere così seri dal punto di vista intellettuale, Cuba è una dittatura del proletariato, ma del popolo, cioè il popolo comanda sulla borghesia. Io non è che ho peli sulla lingua a dire queste cose, anche a Cuba le dico e non ho problemi. E a Cuba anzi sono pure contenti di sentirsi eh, dire queste cose, perché è la verità. In Italia però che cosa c'è? Te lo domando io a te adesso. Io non mi sento di vivere in un paese democratico. Cioè, combatto tutti i giorni con delle realtà che sono molto evidenti, insomma, sono d'accordo con te, dove la democrazia è tutta relativa. Insomma. Il discorso dei prigionieri politici non va bene a Cuba come non va bene in Spagna, come non va bene in Europa. Però non bisogna far finta che non esista. Cioè, il problema c'è. No, credo che adesso dovremmo rimettere un attimo. La cosa è carina, eh? è molto interessante porre una questione su, come dire, il concetto così alto, così importante, e poi però una ricaduta vera nel concreto della parola democrazia. Ma è stato, come dire, accennato una questione che io credo che valga la pena in maniera molto onesta, eh, perché bisogna essere onesti. Eh, nella, ne, non solo nelle forme ma credo proprio poi nel, nel nostro agire, almeno io sono abituato così, perché è stata posta una, una domanda che è molto interessante e molto intrigante alle quali io come dire, eh, credo che le risposte non debbono essere assolutamente eh, ideologiche, credo che debbono essere invece molto, molto attente, molto calibrate, ma ripeto molto oneste. Allora, se noi parliamo di, come dire, eh, di prigionia politica, è evidente che abbiamo di fronte una realtà, veniva eh, detto in Italia, certo, è in, è in che pensare oggi a quello che sta avvenendo eh, con le nuove forme, eh, tra l'altro preoccupanti a mio parere, di scimmiottamento di vecchie forme degli anni 70, automaticamente... Sono costretto, facendo politica e non facendo solo solidarietà internazionalista, ma facendo politica tutti i giorni, è evidente che mi pongo un problema. Perché se oggi eh, 30 giovani che fanno un'autoriduzione di un cinema eh, per rivendicare degli spazi da un magistrato della Procura di Bologna vengono accusati di un reatto pesantissimo. Che il 270 bis, quindi associazione sovversiva, è evidente che qualcosa non funziona. Ma eh, questo è un problema che noi abbiamo di fronte e lo avremo, io temo, come dire, nel nostro futuro e nel no in tutto quello che noi avremo per chi almeno come me, eh, fa, non so come definirmi, un militante, non so come. Boh, è evidente che c'è questo spettro. Però questa è una realtà, è una parte della realtà. L'altra parte appunto era la domanda, esiste la prigionia politica? Bene, io dico che però bisogna essere anche, esistono come dire, delle forme di prigionia che colpiscono il dissenso e come colpiscono il dissenso, perché allora entriamo nel vivo anche di una questione credo molto interessante e molto importante. E allora io credo che per quanto riguarda Cuba eh, vi siano stati dei momenti dove esprimere una forma di dissenso, è vero, la storia, la storia lo dice, significava essere come dire, messi in una situazione di, eh, come dire, eh, di fronte ad una scelta. Eh, oggi, oggi non è più così, o almeno oggi si sta tentando faticosamente di uscire da queste vecchissime logiche perverse per cui non è così vero che nelle carceri cubane oggi eh, vi sono dei detenuti perché hanno espresso come dire, una critica nei confronti del governo, di Fidel, di quello che c'era. Nelle carceri cubane oggi ci stanno, come in tutte le carceri del mondo, purtroppo io sono contro il carcere, ma eh, esiste, c'è, purtroppo c'è, quindi eh, dobbiamo fare i conti, Esiste comunque un tipo di carcerazione che è diversa già solo da una decina di anni fa. Allora, eh, Cuba, io credo che non sia eh, perché non, è, non lo è mai stato il paradiso, è un paese che vive le proprie contraddizioni, che cerca di superarle faticosamente, dato per le condizioni anche che il blocco non dimentichiamo mai che c'è il blocco, eh, perché sennò no non si capisce quello che accade in quel paese. No, la fatica che si fa ogni volta che si deve anche come dire, trovare capito, un cavo elettrico perché non c'è. No? Tutto poi dopo uno può fare tutti i ragionamenti che vuole. Però stiamo attenti, quando si parla appunto di eh, vengono colpiti i poveri dissidenti, eh, eh, bisogna stare veramente molto attenti, perché se questi soggetti che vengono definiti dalla stampa dissidenti, sono quelli che prendono attraverso le forme più strane dai 150 ai 1000 dollari al mese per lavorare contro il proprio popolo, il proprio governo. Beh, io sinceramente non riesco a chiamarli dissidenti, li chiamo mercenari, cioè, sposto, li chiamo mercenari perché è, è diverso. Non stanno ponendo una critica se il governo sta sbagliando, no, stanno facendo. Dicono anche questo, ma poi guarda caso, e ci sono come dire, c'è un libro bellissimo che è uscito che spiega, eh, ce ne sono diversi, ma anche quello pubblicato da delle edizioni Acab del compagno Paolo Rossignoli di Verona, così nomi, cognomi e uno se lo cerca, dove racconta una storia molto bella e molto interessante dove vengono riportate tra l'altro tutta la sbobinatura delle intercettazioni, insomma tutto quello che siamo abituati a leggere di cosa succede ai nostri mafiosi, ai nostri, quindi no, che per noi magari è una cosa normale. Beh, lì poi salta fuori che stavano, guarda caso, anche organizzando degli attentati. Allora, se poi il Corriere della Sera, Repubblica, pure Liberazione purtroppo, si mettono a scrivere che tutte queste cose sono dei poveri, questi sono dei poveri dissidenti, è evidente che io non ci sto, non ci sto. Perché non è vero? Allora, datemi delle prove, fornitemi delle prove. Io sono il primo, perché credo che l'onestà, non quella intellettuale detta così una parolina molto bella che piace a tanti, ma poi. Eh, no, quella proprio vera, di guardarsi in faccia e di raccontarsi in faccia le cose. Beh, allora io dopo comincio a ragionare. Perché altrimenti, spegnete i cellulari, altrimenti non, non ci siamo. Manco io, se. Sì. No, adesso lo dico, vi, vi ho tirato il pippone, cosiddetto, perché mi sembra come dire, che si esageri usando dei termini. Usare, come dire, sono stanco, ho raggiunto, credo, non la maturità, per l'amore di Dio, perché sono ancora un bambinone, ma mi sono stancato di sentire da una parte e dall'altra no? eh, posizioni che sono, a mio parere... Eh, non, non giovano alla causa di Cuba. Non giovano alle questioni capito, della solidarietà internazionalista. Perché se ragioniamo con degli schemi, con dei dogmi, con delle questioni, non ci caveremo neanche capito, un, un ditino. Bisogna essere onesti, riconoscere gli errori per superare quelle condizioni che purtroppo ci sono. Non è che possiamo far finta di niente e nasconderci. Dopodiché bisogna lavorare per superarli e darsi, come dire onestamente, poi un nuovo percorso per andare avanti, se no eh, non, eh, non, non siamo, almeno parlo a titolo personale, ma credo per tutti anche, lo dico, eh, perché così siamo ancora più chiari, siamo anche in, quasi in diretta, eh, dire, eh, io sono abituato ad assumermi da sempre le responsabilità di quello che dico e di quello che faccio, eh, dopodiché però stiamo attenti, l'invito è stiamo attenti a non esagerare perché davvero non si, fa, come dire, non si fa un buon lavoro nei confronti di chi diciamo che vogliamo aiutare. Vi ringraziamo per, per la vostra presenza, è stato molto carino tutto ciò. Divertiamoci con il canto d'amor Paragua fino all'alba.